Arrestato il sindaco di Premosello accusato di falsità ideologica e turbata libertà di scelta del contraente, il suo legale ha sempre agito per interesse pubblico. Tamponi, da oggi attivo il drive-thru ASL di Gravellona, si aggiunge agli altri 3 presenti sul territorio. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la situazione nel VCO è novarese, il lockdown rende più difficile denunciare. Alcuni luoghi simbolo del territorio colorati di arancione con Orange the World, iniziativa Sora Optimist contro la violenza di genere. Laura ce l'ha fatta, grazie all'aiuto di tanti ha riaperto la sua cuscineria spazzata via dall'alluvione di inizio ottobre a Omegna. Gravellona ha chiesto una partenza di tappa del prossimo Giro d'Italia che potrebbe unirsi col paventato arrivo verbanese. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale la cronaca con la notizia dell'arresto del sindaco di Premosello Chiovenda, Giuseppe Monti, si trova ai domiciliari. Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Sono queste le accuse nei confronti del sindaco di Premosello Chiovenda Giuseppe Monti agli arresti domiciliari da questa mattina. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, a conclusione di un'indagine coordinata dalla procuratrice Olimpia Bossi, hanno dato esecuzione all'ordinanza firmata dal GIP. Le indagini sono iniziate tra marzo e aprile di quest'anno nel corso dei controlli nei confronti di tutte le RSA della provincia per verificare se fossero stati commessi illeciti. In particolare l'attenzione degli inquirenti si è concentrata sui lavori per la realizzazione della struttura che avrebbe dovuto accogliere pazienti Covid nell'immobile adibito a RSA. In quel periodo infatti, secondo la tesi accusatoria, Monti aveva concordato con la società di gestione della RSA, la KCS di Bergamo, la realizzazione delle opere necessarie per la creazione di una struttura Covid che, evidenziano gli inquirenti, non era stata autorizzata dalla Regione Piemonte per un importo di circa 240.000 euro a carico della stessa cooperativa, con la promessa che alla scadenza del contratto di gestione lo stesso sindaco avrebbe provveduto a prorogare e affidare alla stessa, senza bandire alcuna gara, la gestione per altri 6 anni, nonostante la scadenza fosse prevista per il 30 settembre di quest'anno. Tra agosto e settembre, di fatto, il sindaco avrebbe poi prorogato di 6 anni il contratto di gestione. Secondo la procura, Monti, in concorso con la responsabile del servizio finanziario del comune, che attualmente è indagata a piede libero, avrebbe falsificato la data sui documenti con i quali ha prorogato l'affidamento della gestione alla KCS e sul documento con il quale ha affidato la figura professionale di direttore di struttura della RIS comunale, con oneri finanziari aggiuntivi rispetto al contratto di servizi in essere, a una donna dipendente della cooperativa, affidandole di fatto la direzione della struttura. La misura cautelare è stata chiesta perché sindaco Monti, secondo gli inquirenti, avrebbe agito con disinvoltura e spregio delle norme di buona amministrazione, con rischi di reiterazione del reato, e aggiungono, a maggior ragione, in un momento di recrudescenza dell'emergenza epidemiologica quale quello attuale, deve essere garantita la massima trasparenza e correttezza nell'agire della pubblica amministrazione. Commenta l'avvocato difensore di Monti, Marisa Zariani, la notizia dell'incredibile e ne è stata sicuramente data ampia rilevanza agli organi di stampa. Il sindaco del comune di Premosello Chiovenda ha sempre solo fatto l'interesse pubblico e dimostrerà la sua totale estraneità alle contestazioni formulate, anche dal punto di vista amministrativo, nelle sedi ritenute più opportune, riservandosi ogni più ampio diritto a sua difesa e a tutela della sua integrità anche morale. E su quanto accaduto, l'intervento del vice sindaco e dei consiglieri di maggioranza di Premosello, che dicono certi della buona fede e della trasparenza dell'operato del primo cittadino, esprimiamo piena solidarietà al sindaco Monti e riponiamo fiducia nel corso della giustizia. Deve scontare condanne per più di 2 anni e mezzo il 45enne di origini venete ma residente in Svizzera, fermato dalla polizia stradale di Verbania e portato in carcere. È successo nella notte tra lunedì e martedì. Una pattuglia, durante un normale controllo lungo la statale 33 a Gravellona Toce, ha intimato l'alta a un'auto con targa elvetica. A bordo c'erano l'uomo e una donna. Dalla verifica in banca dati è emerso che sull'uomo pendeva un ordine di carcere
carcerazione. In particolare aveva diverse condanne passate in giudicato, una rapina a Padova nel 1993, una guida sotto effetto di stupefacenti a Rovigo nel 2008, due guide in stato di ebbrezza nel 2010-2013 a Piacenza e a Milano e infine un maltrattamento di animali commesso ad Arona nel 2013. Deve scontare 3 mesi e 27 giorni di reclusione, 2 anni e 3 mesi di arresto e pagare un'ammenda di 17.000 euro. È stato portato in carcere. Ed ora gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. Voltiamo pagina. Nel VCO 2 nuovi decessi Covid positivi e 133 nuovi contagi. I guariti sono 105 più di ieri. Nel Novarese 9 decessi, 240 nuovi positivi e 60 guariti. A livello regionale 2.878 nuovi positivi con 21.500 tamponi processati, 84 decessi e 1.948 guariti. Scendono di un paziente i ricoverati in terapia intensiva in Piemonte, in totale 403, scendono di 21 i ricoverati nei reparti ordinari, in totale 5.095. Isolamento domiciliare per quasi 72.500 persone. È attivo da oggi il nuovo drive-thru nella zona dei centri commerciali a Gravellona Toce, che va ad aggiungersi ai 3 già presenti a Omegna, Domodossola e Verbania, gestiti dal servizio di igiene pubblica dell'ASL. Ci si reca su convocazione di questo. Il punto sull'attività stamattina a Gravellona con il direttore del servizio. Questa mattina abbiamo cominciato a fare i primi 15 tamponi, continueremo nei prossimi giorni, sicuramente sarà ampliata l'offerta sul drive e naturalmente qualcosa in più che abbiamo voluto come azienda portare alla popolazione, proprio per dare maggior garanzia di servizio a tutti gli utenti, un punto tampone in più nella nostra ASL. E rimane molto comodo sia per la cittadinanza che per noi, perché fino adesso abbiamo lavorato con 3 drive, ma questa epidemia così importante delle volte ci portava veramente a dei tempi di esecuzione soffocanti, asfissianti, con dei ritmi lavorativi anche molto molto importanti. Si tratta di un servizio che però comanda, guida la ASL, quindi non è il cittadino che spontaneamente si reca a questa struttura e chiede l'esecuzione del tampone, né un servizio a pagamento, è un servizio reso dalla ASL. Naturalmente questo grande numero di casi che si sono concentrati non in pochi giorni, ma purtroppo si sono concentrati nell'arco di almeno 2-3 settimane, ha reso pressoché impossibile l'attività di contact tracing eseguita nei tempi che avremmo noi voluto e che sarebbero stati anche rispettosi dell'utenza, perché abbiamo avuto delle giornate in cui si sono registrati anche 350 nuovi casi al giorno. E in queste condizioni rimane veramente non difficile ma impossibile riuscire a dare il servizio che si deve dare, che si vuole dare. Abbiamo certamente avuto l'aiuto di altre componenti dipartimentali, abbiamo avuto l'aiuto anche dell'azienda che ha, come dire, rafforzato la SOC di igiene e sanità pubblica. È stata una cosa che si è creata e che stiamo piano piano cercando di migliorare, di portare questa attività nei tempi dovuti. Ed ora un'ampia pagina dedicata al 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle. Solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, tutte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli cadono come muri. Donna, come l'acqua di mare, chi si bagna con anche il sole,
Avete visto anche il cielo stasera, si è tinto di arancione, una copertina sulla voce di Mia Martini e le immagini di alcuni dei luoghi simbolo del nostro territorio colorati di arancione in occasione di questa giornata, iniziativa voluta dalla locale sezione Sor Optimist Club che ha aderito al progetto nazionale lanciato dal club Orange the World. Sentiremo tra poco la presidente. Prima però il quadro locale del fenomeno della violenza di genere. Iniziamo dal VCO a copertura del servizio, il video creato per questa giornata dagli studenti dell'Istituto della Chiesa Spinelli di Omegna. Video che, come altri realizzati dalle scuole, sono in programmazione in questi giorni sulla nostra emittente. 127 le donne che vivono situazioni di violenza domestica nel VCO e che si sono rivolte al centro antiviolenza provinciale. Quelle che sono state prese in carico per la prima volta dal servizio sono 61. Il periodo di riferimento è gennaio-ottobre 2020 e i dati sono stati diffusi dal centro, che ricordiamo comprende i 3 CIS, l'ASL VCO, la Questura, la Provincia e la Cooperativa La Bitta, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I numeri sono in calo rispetto allo scorso anno, ma non rispecchiano un calo del fenomeno. Più verosimile che il lockdown e la convivenza forzata con il carnefice abbia reso più difficile denunciare. L'ASL VCO ha seguito complessivamente 103 casi di violenza, tra cui 29 uomini, dove sono stati coinvolti 31 minori. Il 30% dei casi è stato gestito in collaborazione con il CIS. Le donne che si sono rivolte ai servizi dell'azienda sanitaria ed inserite nel percorso del Codice Rosa da gennaio ad ottobre sono state 73. I dati forniti dalla Questura del VCO per il periodo gennaio-settembre 2020 riferiscono poi di un omicidio familiare affettivo, 28 casi di stalking in netto calo rispetto al 2019 quando erano stati 67, 24 casi di maltrattamento in famiglia contro i 18 dell'anno passato e 9 denunce di violenza sessuale, 9 erano state anche nel 2019. Ricordiamo la disponibilità dell'app YouPol, che permette di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato. Permette anche di chiamare direttamente il 113 ed è possibile segnalare anche in forma anonima. E proprio del centro antiviolenza VCO si occuperà la nuova puntata del Sasso nello Stagno, in onda venerdì sera alle 20.35, seconda puntata del settimanale condotto dal nostro direttore Maurizio De Paoli, dedicata alla violenza di genere. I dati nel novarese, in questo caso le immagini di copertura del servizio, sono quelle del video realizzato dai ragazzi omegnesi che frequentano i licei Candiani Bausch di Busto Arsizio. I dati relativi alla violenza sulle donne della provincia di Novara sono stati raccolti e forniti dalla consigliera delegata alle pari opportunità Elena Foti, che ricorda come nell'ambito dell'attività di contrasto alla violenza la provincia, i comuni e i consorzi socioassistenziali hanno istituito una rete di soccorso attraverso 2 centri antiviolenza, uno per la zona di Novara e l'altro per la zona nord del territorio tra Arona, Castelletto e Borgomanero. Su tutto il territorio della provincia, prosegue il consigliere novarese, hanno avuto accesso 289 donne, delle quali 183 italiane e le rimanenti straniere di varie nazionalità. La fascia di età maggiormente colpita dal fenomeno della violenza è al di sotto dei 45 anni. Il numero dei figli minori coinvolti risulta essere di 283. La maggior parte delle donne hanno subito violenza fisica, psicologica ed economica, in alcuni casi stalking e violenza sessuale. Sul totale di donne vittime di violenza, circa 174 hanno presentato denuncia. Ulteriore attenzione è stata rivolta a 9 maltrattamenti che si sono rivolti ai vari sportelli per avere un supporto psicologico oppure per essere sostenuti attraverso l'azione di educatori professionali. Dalla Questura di Novara aggiungono le denunce per gli atti persecutori da gennaio a settembre erano 70 nel 2019, sono 54 nel 2020, per maltrattamento 104, ora 97, le violenze sessuali 24 lo scorso anno e 22 nel 2020, infine 3 i femminicidi l'anno passato e uno solo in questo scorcio di 2020. Tutti i dati che denotano, seppur lieve miglioramento, sotto ogni voce. Questo sebbene il periodo sia stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria e dal relativo lockdown. Periodo che a livello nazionale invece ha denotato un aumento dell'11% delle violenze nei confronti delle donne.
Ed ora vi mostriamo il video realizzato dalla Polizia di Stato in occasione di questa giornata. Non lasciamo che gli uomini spengano i nostri sorrisi. Non è mai solo uno schiaffo, perché se usa violenza non è amore. Se ti fa del male fisico, non è amore. Se ti intimidisce, non è amore. Se ti dice che senza di lui non sei nulla, non è amore. Se limita la tua libertà economica, non è amore. Se ti impedisce di chiedere aiuto, non è amore. Se ti telefona di continuo per insultarti, non è amore. Se ti controlla in modo ossessivo, non è amore. Se minaccia te e i tuoi figli, non è amore. Se ti umilia, se ti isola, non è amore. L'amore non è sopruso. Noi non lasceremo mai da sole le donne vittime di violenza. Noi saremo inflessibili con i maltrattanti, ma le aiuteremo a riconoscere le proprie responsabilità. Per sconfiggere la violenza di genere occorre anche favorire il raggiungimento di tale consapevolezza. Vinci le tue paure, i tuoi dolori, la tua vergogna. Non sei sola, noi ci saremo sempre. Un nastro rosso che unisce le donne di tutte le regioni d'Italia insieme contro la violenza di genere. Il messaggio lanciato da Forza Italia Azzurro Donne in occasione del 25 novembre con il video Unite contro la violenza. Tutto ciò che lede la dignità umana è violenza, ancor più grave se usata contro le donne e i bambini, dichiarano la deputata azzurra Mirella Cristina e la coordinatrice domese di Forza Italia Marina Oliva. Quella violenza spesse volte consumata tra le mura domestiche e taciuta per la paura di subirne ancora di più. Celebriamo questa giornata ricordando tutte le vittime di violenza, ma soprattutto impegnandoci a combatterne ogni forma. Occorre continuare a sensibilizzare, informare e tenere alta l'attenzione su questo tema, rimarca la coordinatrice locale di Azzurro Donna Paola Battaglia, affinché si crei una maggiore consapevolezza su un concetto di amore che non contempla mai atti di violenza verbale o fisica. Da Norma Cossetto a Yolanda Dobrilla, i femminicidi dei nostri giorni. Anche il Comitato 10 febbraio di Verbania ha voluto ricordare le donne vittime di violenza di ieri e di oggi, facendo nomi e cognomi. A queste donne va il nostro pensiero oggi, perché la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, hanno scritto riprendendo le parole di Asimov per il direttivo del Comitato, Katiuscia Zucco e Clelia Lucchetta. E sentiamo ora la presidente del Soroptimist Club Verbano, Anna Rita Marangio, sull'iniziativa protagonista della copertina di questa pagina che ha coinvolto tutto il territorio. Io sono molto orgogliosa di aver avuto, orgogliosa e contenta di aver avuto un'adesione totalitaria del nostro territorio per questa manifestazione. Tutti i sindaci dei principali comuni del luogo hanno aderito. Ringrazio tutte le istituzioni, oltre al sindaco, ma la questura, il comando dei carabinieri e la prefettura, che hanno voluto aderire a questa giornata portando questo messaggio di solidarietà nei confronti delle donne. Come club siamo molto sensibili a questo argomento. Abbiamo anche un service che si perpetua da anni, che è il nostro picnic sotto le stelle, e il ricavato viene devoluto proprio a sostegno dell'antiviolenza contro le donne. È un messaggio molto importante, è un impegno che ognuno di noi deve portare avanti anche nelle mura domestiche, partendo già dall'educazione dei bambini. Mi auguro e ci auguriamo tutti che nel tempo le donne e gli uomini possano amarsi e rispettarsi indipendentemente dalle scelte che vengono fatte. E sempre oggi tante altre iniziative per tenere alta l'attenzione sulla violenza di genere si sono moltiplicate anche sul territorio locale. Ve ne mostriamo alcune.
Due nuove panchine rosse posizionate oggi in Ossola, la prima all'interno del centro commerciale Sempione a Domodossola, un progetto che si è realizzato grazie alla disponibilità della società che ha in gestione la struttura in collaborazione con l'associazione Terra Donna. La seconda invece sarà posizionata in centro paese a Calasca Castiglione. La panchina era stata gettata in una discarica, è stata recuperata e un gruppo di artisti locali ha sposato l'appello del comune affinché diventasse una panchina per veicolare il numero di telefono 1522 che le donne oggetto di abuso possono contattare per chiedere aiuto. Panchina rossa anche davanti al Palazzo Municipale a Meina e poi sul lungolago di Arona con l'assessore alle pari opportunità Marina Grassani e le colleghe Chiara Autunno e Monia Mazza. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'associazione Libera VCO in collaborazione con il Centro Antiviolenza ha organizzato un evento online con la pubblicazione di un post sulle pagine Facebook delle due realtà 8 giorni, 8 volti, 8 storie di donne che hanno fatto la storia. Inoltre è stato affisso un manifesto a Verbania, Domodossola e Omegna. Piccoli ma significativi segni per prevenire e sensibilizzare sul tema. La campagna è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Comunitaria VCO. Chiudiamo questa pagina con una storia di ripartenza raccontata da una donna. Ha ripreso l'attività la cuscineria di Omegna che era stata spazzata via dall'alluvione di inizio ottobre. In tanti hanno aiutato Laura. Ecco, questo è tutto quello che ci è salvato dalla cuscineria di Laura Gallina che è portata via dal torrente Strona. Sono questi cuscini a forma di automobili che erano un po' l'emblema, il simbolo della loro attività. Adesso potete finalmente ricominciare, Laura. Abbiamo visto macchinari, macchine per cucire nuove, insomma tante tante cose. C'è molto entusiasmo e finalmente un bel sorriso su te e su tua figlia. Sì, c'è un sorriso perché siamo riusciti in un mese e mezzo veramente a rifare l'impossibile, perché far ripartire una ditta da zero è difficile. Abbiamo usato i mezzi della gente che ci ha aiutato e siamo riusciti nel nostro piccolo, insomma, a creare di nuovo una parte della nostra attività. Esattamente che cosa avete rimesso nella vostra nuova attività qui, che è tra l'altro in via sempre 4 novembre, poche centinaia di metri da dove eravate prima? Abbiamo visto macchinari nuovi. Abbiamo acquistato dei macchinari nuovi, ce ne sono stati regalati altri, abbiamo dovuto acquistare riscaldamento, abbiamo dovuto riacquistare compressori, infilati logicamente per lavorare, tutte le cose indispensabili per poter ripartire con il nostro lavoro. Ecco, le cose che ci servono ma al momento non c'è stato modo di prendere, vedremo poi più avanti, insomma. C'è stata una grande gara di solidarietà da parte degli omegnesi e non solo degli omegnesi. Sì, c'è stata una grande solidarietà da parte degli omegnesi che hanno offerto, che hanno dato il loro contributo a livello di denaro che è stato raccolto da Daniele che ci ha già dato, e questa è stata una grossa gara di solidarietà, ma poi insieme agli omegnesi si è unito anche diciamo il popolo della gente che noi usavamo come fornitori, e quindi a questo punto ci è stato regalato il registratore di cassa dall'M2 Office, ci è stato regalato un computer portatile dalla PC OK qua di Crusinallo, la Mitos dalla quale noi ci siamo sempre forniti ci ha dato una stampante scanner e ci ha dato uno sconto grosso sul computer, poi il mio consuocero ha regalato il riscaldamento, insomma c'è stata veramente una solidarietà nelle persone che noi conoscevamo, anche il nostro commercialista dalla sua parte ci ha omaggiato di un anno di contabilità, quindi sono tutte quelle cose che ci hanno aiutato a ripartire, insomma. La nostra programmazione con la nuova puntata dell'Infinito dentro un bisogno in onda come sempre il giovedì alle 18 e il venerdì alle 13 e alle 21:30. Le anticipazioni. Vi aspettiamo all'Infinito dentro un bisogno con l'editoriale del nostro direttore Caterina Mandarini, che presenterà un'importante occasione per l'associazione dei nostri territori, ovvero un'ulteriore finestra del bando Covid promosso dal Centro Servizi per il Territorio. Dedicheremo poi la puntata all'Università del Benessere Hauser Insieme con le tante attività variegate che offre
ai propri utenti, ai propri soci, dalle camminate all'aperto, alla ginnastica, a laboratori di poesia, di cucito, davvero si spazia nelle attività più svariate per coinvolgere insomma le fasce più mature delle nostre comunità. Vediamo allora a riguardo una piccola anticipazione. In questi anni abbiamo organizzato attività di vario genere che permettono a ciascuno di scegliere secondo il proprio interesse, di essere coinvolto attivamente con professionisti giovani che lavorano all'interno e parecchi volontari che ci aiutano in diversi momenti. Vi aspettiamo all'infinito dentro un bisogno. Il ciclismo nella pagina sportiva con le novità riguardo il Giro d'Italia che nel 2021 tornerà nel VCO. Gravellona Toce si candida ad ospitare la partenza della frazione successiva, quella con il paventato arrivo a Verbania. Sentiamo. Ulteriori novità riguardo il paventato e possibile arrivo del Giro d'Italia del 2021 nel Verbano Cusio-Ossola, dopo l'indiscrezione lanciata in TV riguardo la partenza della corsa da Torino sabato 8 maggio e l'arrivo di una seconda tappa non dura in quel di Verbania per celebrare i successi di Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini domenica 3. Il tutto seguito da una ripartenza il giorno successivo, probabilmente ancora verso il basso Piemonte, con Alba quale possibile arrivo, prima di iniziare la discesa e la successiva risalita dello stivale. Come detto di recente, le cose, seppur senza ufficializzazioni, che arriverebbero solo nel momento della presentazione del percorso a metà gennaio, dovrebbero andare così. Il territorio accoglierebbe, restiamo al condizionale, il giro in una delle sue prime giornate. Le possibili novità riguardano la partenza del giorno successivo alla paventata tappa verbanese. Si sa che per tempo si era fatta avanti Borgomanero per celebrare i 300 anni della posa della statua della Madonnina in Piazza Martiri, ma la notizia nuova, che sarebbe stata presa in grande considerazione dagli organizzatori, riguarda una recentissima candidatura di Gravellona Toce ad ospitare fasi preliminari e start di una tappa, confermata dalla stessa amministrazione comunale tocense. «Sì, lo abbiamo chiesto», ha detto il sindaco Gianni Morandi, memori del successo del 2015. Stiamo parlando con gli organizzatori per capire quanto sia possibile nel 2021, lasciando comunque la strada aperta anche al 2022. Verbania Gravellona dunque come nel 2015, oppure per la ripartenza scelta arriverà Borgomanero? Sul fatto che il giro arriverà negli ambienti ciclistici e giornalistici non solo locali, ovvie le bocche cucite tra gli organizzatori, la cosa è data solo ad annunciare, ma in un periodo come questo, possibili cambi di data o magari anche di percorso non possono essere esclusi. Se ne saprà di più tra una quindicina, ventina di giorni. È tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.